Non sapeva di essere nata attrice, ma la passione per la recitazione l'ha travolta e portata lontano. Elegante e raffinata, Francesca Einaudi è capace di interpretare con disinvoltura e talento ruoli e personaggi completamente differenti. È il maestro Giorgio Strehler a battezzarla attrice. Da lì in poi la sua carriera decolla e arriva al grande schermo perché la sua è una bella faccia da cinema, come disse il regista Davide Ferrario quando la scelse come protagonista del film Dopo Mezzanotte. Quante probabilità ci sono invece che Anaconda si disintegri a contatto con la mesosfera? Da allora una pellicola dopo l'altra, diretta da registi importanti e molte fiction di successo, Distretto di Polizia, Tutti Pazzi per Amore, Una Pallottola nel Cuore, al fianco di Gigi Proietti. Mi daresti una mano per un'inchiesta che sto facendo? Lo stai chiedendo a me? Sei Maddalena Ferrante, no? Ah, sì, penso di sì. Io? Si definisce pignola, ma sono proprio il suo impegno, la tecnica e la passione a renderla unica. Vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a quest'ora. Alla volta buona, Francesca Einaudi! Bonsoir. Ragazzi, è entrata commossa, non per i Cobra. No, no, i Cobra, cioè, commuove anche quello, commuove anche però lui. Magari non in questo contesto. Ma perché non te l'aspettavi questa dedica? Non mi aspettavo quella canzone, perché ho detto c'è una canzone, ho detto non la voglio sapere, però non me l'aspettavo, perché la verità è che riconosci quando una persona ti vuole bene davvero, quando si ricorda le cose che dici per caso. E cosa aveva detto per caso Francesca? Scusami. Che le piace Stefano. Modugno, che detesta le candele e gli incensi, che mai regalarle fiori perché i fiori recisi non le piacciono, semmai le regali una pianta che giusto. È viva. E una serie di cose che ha detto e che io, volendole bene, ho registrato. E ti ha detto non che, piangere. Che è stato un cult il suo Cobra in Tutti i Pazzi per Amore. In Tutti i Pazzi per Amore, quando ha fatto il balletto del Cobra? Beh, è una roba importante quella. Insomma, non tutti sanno che il Cobra era mio, cioè il Cobra, il pitone del balletto, era sì? Il mio serpente, il famoso mio serpente che io ho avuto per 7 anni. Quel capisci? Serpente che si vede nel balletto del Cobra di Tutti i Pazzi per Amore è mio, era mio, adesso non è più mio. Morto? No, 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 viva Dio, speriamo sia bene. Sì. Troppo no, grande. Come 7 anni, dopo 7 anni che è successo? Che diventa troppo grande e che le botte di testa di gioventù dicono forse un animale è meglio adesso che sia fa meglio altre fiction, che non... fa documentari, è sì, diventato famosissimo. Esatto, esatto. Guardiamolo questo Cobra, cioè in realtà il filmato era per vedere lei, ma adesso guarderemo solo il Cobra. Ecco, questa è la verità. Cioè... è diventato famosissimo. Cobra non è una piscia, ma un vapore che striscia. La traccia che lascia, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Il Cobra col sale, se lo mangi fa male, perché non si usa così. Il Cobra un brasone, di pietra e d'ottone, un nobile servo che vive in prigione. Ma adesso il vero protagonista era praticamente il Cobra. Assolutamente. Allora, questa coppia la vedrete da questa sera in prima serata su Rai 1 con Costas. Lei praticamente è tua moglie Adriana, avete questa figlia grande ormai che va all'università che si chiama Caterina e tu sei un uomo ruvido. Sì. Deciso. Non lo dirlo con questo piglio, l'hanno scritto, non è che me lo so. È scritto così. Vabbè, insomma... Ruvido? Sei minacciosissimo. Anzi, mi dicono che è stato anche un po' ammorbidito come personaggio, perché insomma la rispetto serie è stata spostata libro, sì. Al 2009 in Grecia. È stato ringiovanito, un po' più ammorbidito, reso un po' più empatico col mondo e con gli altri. E, sì. E avete girato ad Atene, cioè alla fine siete rimasti in Grecia. Al 100% girata in Grecia, al 99% ad Atene e qualche scena nell'isola di Chea, che è bellissima, brulla, meravigliosa. Ed è stato bellissimo anche perché Atene è un personaggio della serie a tutti gli effetti, quindi non si poteva non fare lì. E com'è stato stare lì tanto tempo? Perché poi sono quattro serate, otto episodi. Otto episodi, sì. Beh, quindi siamo tanto stati... tempo, no Francesca? È stato immersivo, direi. Immersivo? Abbiamo assorbito molto della cultura, della lingua, insomma, delle persone. Della lingua anche?
quelle sufficienti parole per non farci morire lui meglio di me, ma, comunque, no, perché no, è secchione. No, punto le mani avanti, su, non è vero, non è vero. Lexico, Ellenikis. Commissario Costas Carlitos usa spesso il vocabolario. E allora anche noi l'abbiamo preso, quello originale di Greco, per vedere se dopo mesi e mesi su questo set qualcosa è rimasto. Anticipazione di questa sera. Porca miseria. Costas! Commissario Caritos, vogliamo accendere la brace? Quante volte te lo devo dire di non chiamarmi così? Lo devono sapere tutti che faccio il poliziotto. Veniamo qui da 10 anni, lo sanno anche i pesci che lavori all'omicidio di Atene. Sì. Accendiamo il fuoco? Non ti può aiutare l'agronomo? Panos! Non sai nemmeno il nome del fidanzato di tua figlia, vergognati. Fidanzato? Un ragazzo, un amico al massimo, non esageriamo. Ciao papà! Ehi! Buon pomeriggio, commissario. Ciao. Apparecchiamo? Ecco qui, souvlaki pronti. E le melanzane? Anche le melanzane. Abbiamo sbagliato per tutto. Costas parte questa sera, vabbè, ripreso dai romanzi di Petros Markaris, giusto? Vabbè, è un successo internazionale e la cosa bella è che tu, insomma, questa è la tua prima serie da protagonista assoluto. Sì. E questo aumenta non di poco l'ansia. C'è il tuo faccione ovunque. C'è il mio faccione ovunque, sì. C'è addirittura la silhouette, vedo. È inquietante, però sì, è molto motivo di grande orgoglio. Senti la responsabilità, domani mattina alle 10 ci saranno gli ascolti, lo sai questa cosa che ti io manderanno, diranno. Vivo a nord di Roma, in un paesino dove il telefonino prende pochissimo. Come si chiama questo paesino? Poco prima di Sacrofano, sto in mezzo alle campagne lì. Ma c'è Francesca che verrà a citofonarti? Probabilmente viene col numeretto degli ascolti. No, cioè telefoniamo per dirci come stai, no? Gli ascolti, quello che succede, succede. Noi il nostro l'abbiamo fatto, adesso è nelle mani del pubblico, dipende da voi. Se ci volete ancora, dipende da voi. Chi segue La Volta Buona questa sera ci sarà. Bene, bene, bene. Questo senti, Adriana, ormai ti chiamo Adriana, visto che sei la moglie di Costas. Guarda, visto il precedente, Adriana! Mi va benissimo! Lui non l'ha mai fatto ancora. Non però l'ho ancora fatto. Allora, scusa, fallo adesso. Adriana! No, primo piano, aspetta. Primo piano. Ma lo devo fare con la Schwester per Schmerzo. L'attore dicevano. Sei tu. Perché Stallone era Adriana! Era questo. E non era Ferruccio Amendola, come molti credono, ma Gigi Proietti. Ma davvero? Il primo, Rocky 1, è doppiato Vedi, da Gigi. Tutto torna. È doppiato da Gigi. Io ero convinto che fosse da Rocky invece 2 in poi è Ferruccio Amendola, ma Rocky 1, quindi quello che chiama Adriana alla fine, Birillo, vieni qua, è Gigi. Tu lo sai bene, visto che con lui hai studiato, hai lavorato. Io non ho fatto il laboratorio, però i primi lavori della mia vita erano con la sua regia. Io ho lavorato molto con i ragazzi che hanno fatto l'ultimo laboratorio di Gigi, con Augusto Fornari e tanti altri, e quindi mi sono trovato 18-19 anni al pianoforte con la regia di Gigi, che poi ci ha prodotto anche degli spettacoli, e quindi abbiamo più volte avuto a che fare con lui. Ti ricordi quando sei andato a trovarlo in prima serata con tua sorella e tuo cognato? A cavalli di battaglia, come no? Me lo ricordo, sì. Ti vuoi rivedere? Oddio, sì, perché dopo no? Il Cobra. Volentieri. Di Francesca, c'è la questo pezzo per te. La vasca di Alex Britti. Esatto, la vasca di Alex Britti. Me lo ricordo. Io sto qua, voglio vedere. Strumento. Questo è lo strumento. Questo è lo strumento? Sì. Ho capito. Facciamo una canzone di Alex Britti di qualche anno fa che si chiama La Vasca. La Vasca. L'abbiamo leggermente rivisitata perché ci siamo chiesti in quanti modi si può fare. Se l'avessero fatta altrove, come sarebbe venuta? Ed ora, alla maniera del trio lescano. Voglio restare tutto il giorno nella vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi giro e mi rilasso. A Napoli la cantano così. A Napoli. Napoli. Pura sassava tutto il giorno rindava. Tutto il giorno rindava. Tutto il giorno rindava. Voglio restare ancora una giornata nella vasca. E scusami. E i Beatles. The Beatles. Voglio restare più di giorno nella vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa. Mi bagno e mi rilascio.
Siete un trio famoso, scusa, tu, tua sorella... E Tony Fornari, fratello di Augusto, che è quello che mi ha iniziato a questa carriera. Come vi chiamate? Favete Linguis. Ah vabbè, qua invece... Quello è latino, questo è greco. Torniamo all'originale. Il liceo classico c'è rimasto qua proprio. Mamma mia, però preferivi il greco o il latino? Ma diciamo che li amavo allo stesso modo. E sei stato molto chiaro. Francesca, prima parola per te, greca. Ci sei? Quando è facile, eh? Calimera. Buonasera. Ah? Buonasera. Calimera. E buonasera? Buongiorno. Calispera e buonasera. Esatto. Buongiorno. Calimero invece è un personaggio. Col guscio in testa. Bene. Liceo classico? Sì! Ma io amavo il latino invece! Mi piace. Va bene, andiamo avanti. Visto che Costas, insomma, mangia e tu quando ti arrabbi come moglie... Quando ti arrabbi come moglie lo metti invece a riso in bianco. A secchetto. Esatto, a secchetto. Cioè le tue punizioni sono culinarie. Sei proprio una donna d'altri tempi. Sottrazione di accudimento. Quindi di solito si accudisce con il cibo, quindi sottrazione di accudimento, punizione. Perché la moglie fa anche un po' da cuoca. No, la moglie fa da... Cioè questa moglie di Costas com'è? È una donna normale, senza che questo debba essere una diminuzione, anzi è orgogliosamente normale. Non ha mai lavorato? E fa del suo meglio? No, beh, diciamo, non lo ha fatto, ma non per mancanza di aspirazioni, semplicemente perché è felice così com'è. Oh, e dai, dignità a tutte quelle donne, esatto. Che lavoro fai? Casalinga e la mamma e si sentono quasi in difficoltà. E perché devono essere meno di qualcun altro? Assolutamente no, proprio per niente. E allora restiamo sul culinario, Costas. Sì. Se io dico moussaka e tzatziki? Allora, da quale vuoi che cominci? Ah, però la sua era più semplice, scusa. Era facile, vabbè, moussaka è un trito di carne con delle melanzane sopra e della besciamella. Buona. Fatta tipo lasagna. Tzatziki è una salsa meravigliosamente buona fatta con dei cetrioli grattugiati, dell'aglio grattugiato, dello yogurt greco, il tutto mischiato e spalmato sulla pita, che è un pane buonissimo. Non è proprio social come salsa, perché l'aglio si sente. A meno che tutti la consumino a quel punto. Questa sera la consumerete tutti insieme o allora, in casa sua a vedere Costas? A quanto pare, da quello che mi dice Francesca, non ci siamo accordati, io e la regista, abbiamo fatto 2 quintali di tzatziki, io e 2 quintali lei. Non baciate le cifre con la doccia, credo. Stasera sarà una serata... Beh, bellina, la serie è bellissima, davvero. Straordinario. Domani, più che altro. Siamo così. Diciamo che se non la guardate stasera, veniamo a casa vostra domani mattina. Vabbè. Potete dormire da me. Dei vampiri. E invece Kuluri? Kuluri invece, che farò oggi pomeriggio, per stasera sappilo, sono degli anelli di pane con del sesamo sopra, che sono... Anelli di pane? Sì, è sostanzialmente l'impasto del pane, però poi... Ah, eccoli, grazie Mirea. Ah, ci sono. Vedi. Sì, te l'ha mandati la regista. Hai visto. Perché secondo me li fa anche lei. Sì, sono buonissimi, sono una cosa meravigliosa e purtroppo la mattina alle 8 arrivavano caldissimi sul set e duravano 10 minuti, perché erano buonissimi, sono... Ma mia solo io, eravamo tanto, no. Sono 90 persone, insomma. Anzi, era felice di lui. Francesca, invece Arete? Ariete. Arete. 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 Arete, fermati in francese intanto. No. Intanto, Arete. Questa non la so, io non la so. È un valore spirituale. Un valore spirituale. Che figuraccia. Ah, io pensavo fosse Arete 1, Arete 2, Arete 3 e rimanevamo in ambito. La volta buona dov'è? Su? Arete 1. Lo vedi? Allora, questa Francesca la devi sapere. Grazie, niente. Vai. Misticò. Mistico? Che vuol dire mistico? Mistico. Mistico? Mistico? Non lo so, io avevo 3 a greco comunque. Ogni tanto per caso prendevo 8, però greco. Quando copiavi? No, mai copiato in vita mia. Erano quelle momenti, quella menzione che era interpretata meglio e arrivava tipo un 8 così. Comunque è segreto. Però dicevo, ok. Perché Stefano, è il momento di rivelare un segreto di Francesca. Un segreto? Un segreto. Una cosa che nessuno sa in realtà. Facile, però. Che io la so? Eh. E non la sa nessuno? Sì. Segreto.
un segreto di Francesca. Mica. Attento, già te l'ho detto? Sì. E me lo so scordato? Il segreto. No, non è il segreto. Vabbè, certo, mica la metto in difficoltà, c'ha, da qui a promuovere. C'ha un'ampia clientela cui l'ha fatto. È una cartomante, sa leggere le carte. Ma l'hai detto così, suonava bruttissimo. Ma no! No! No, lei sa leggere adesso le carte. Adesso l'ho capito, Francesca. Fai i tarocchi. Legge i tarocchi. Leggo i tarocchi. Ma li hai portati? No. Beh, è una cosa un po', cioè, ci vuole del tempo, è una cosa lunga. Cioè, tu leggi le carte? Sì. No. Ma chi è che ti ha insegnato? Da sola. Da 20 anni, ma però. Ci ha preso con te, te li sei fatti leggere questi? A me l'ha letto, devo dire, mi ha detto cose che effettivamente collimano con la realtà. E ti ha detto come andava a Costas? No, non glielo ho chiesto. Neanche io l'ho chiesto. Non glielo ho chiesto e mi guardo bene perché c'ha. Me ne guardo bene, però mi piace che anche gli attori hanno questa ansia da prestazione, ma mica soltanto noi in televisione, no? Cioè, pure voi dovete avere quest'ansia, no? Ti credo, beh sì, c'è, giusto che ci sia. Non c'è, questa la sai la prossima, guarda. Ma guarda, perché non te l'ho fatta prima? No, dai, Francesca. Giuro che ho preso 48 però la maturità, non ero proprio una capra totale, però questo greco era 48 su? No, non lo so. La sai. Su 60, cioè ho preso 80, quello che oggi sarebbe 80, ho preso un buon voto, però sono. Sagapò. Mi ricordo. Sagapò. Sagapò. Non è il sac à poche, quella è un'altra cosa. No. Sagapò. E suggerisci? Io lo so cambiare, so. È una forma, in una certa forma è il sentimento che proviamo l'uno per l'altro, ci diciamo io ti... Ti amo, ti voglio bene, quello, miseria, va bene, ecco. Ce l'ho fatta. A Sagapò si dice? Non ci facciamo così. Io non ho avuto storie con greci, vedi, si intuisce che io non ho... Cioè, facciamo così, la scegli tu. Bene. E interroghi lui. Ah, ecco. 60 secondi, a tra pochissimo. Oddio. Il commissario Costas, ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo solo noi con tua moglie Adriana questa sera in prima serata. E allora cosa vuoi dire a tua moglie? Cosa voglio dire? Beh, Kalos? Kalos, Kaya Katos, bella e valorosa. E valorosa, beh, è riduttivo comunque, non so come si dica riduttivo in greco, ma c'è sicuramente una parola. Comunque, la verità è che questa serie è ambientata appunto in Grecia. Loro sono i protagonisti diretti da... Milena Cocozza, regista illuminata che non smetteremo mai di ringraziare per il lavoro che ha fatto. È stata molto paziente. E molto brava. Molto brava, soprattutto competente, con le idee chiare, straordinaria, e ha mantenuto le fila anche quando le cose non erano facilissime, perché sai, in una serie non sei a casa tua, con mezza troupe greca, in cui parli in inglese e poi quell'inglese viene tradotto in greco, e quindi ogni operazione si allunga nel tempo, e lei è stata strepitosa. Poi un cast meraviglioso accanto. Insomma, questa sera vedremo i primi due episodi. Cara Francesca, ti regalo il dizionario che usa sempre tuo marito quando deve capire come risolvere i casi. Grazie a voi.